Geremia nel tempo era diventato famoso, tanto che aveva cominciato a ricevere sempre più spesso telefonate da colleghi, specialmente di fuori, cioè non napoletani, molti dei quali prima di addentrarsi nei dedali intricatissimi della cronaca nera napoletana avevano assunto la telefonata quasi a rito propiziatorio e si sa quanto siano superstiziosi i giornalisti. A tutti, Geremia dispensava senza reticenza, e quindi quasi sorprendendo il richiedente, quanto sapeva con precisione e rapidità facendo precedere le risposte dalla frase divenuta ormai un ritornello identificativo. Un attimo e te lo dico. Una sera gli aveva telefonato un collega milanese. Geremia gli aveva chiesto chi era l'amministratore unico dell'ente delle ville vesuviane ai tempi della Giunta Valenzi. Immancabile la risposta di Geremia era stata Un attimo e te lo dico. Dall'altro capo del telefono, l'interlocutore, lamentando grossi problemi di comprensione per la linea disturbata, gli aveva chiesto Attico e poi Geremia comprese che i disturbi sulla linea avevano creato un qui pro quo. Della sua risposta l'interlocutore aveva percepito solo la prima parte di Attimo e l'ultima di Dico. Chiaritosi con il collega e fornitagli l'informazione richiesta, divertito aveva abbassato la cornetta ripensando all'equivoco. Attico gli piaceva. Sembrava un soprannome che un modo per bypassare quel Geremia che in fondo non gli era mai piaciuto. Aveva un che di forte, deciso. Ma anche di paradossale per uno come lui, abituato a vivere in una redazione a piano terna, con finestre che davano sul cortile interno di un palazzo che certo non regalava molta luce a quegli ambienti. Sì, Attico gli piaceva proprio. Grazie, Milan. Mettetevi comodi amici della Julie in questo nuovo anno, in questo 2017, ben ritrovati in compagnia eh, della cultura del nostro salotto e con me sempre Antonella del Giudice, buon anno, ben ritrovato. Buon anno a te, ma grazie a tutti voi. Ecco Antonella, oggi ricominciamo eh, la presentazione eh, dei libri da noi scelti in questo salotto, libri scelti con eh, una certa meticolosità. E oggi abbiamo scelto eh, di presentare il libro di Patrizio Fiore, Il ricamo mortale, che abbiamo qui con noi. Salve eh, Patrizio Fiore, possiamo dire eh, un medico prestato alla scrittura, se ci consente l'espressione. Sì. Con un thriller tutto napoletano, Antonella. Tutto napoletano, e anche io do il benvenuto a Patrizio Fiore, Grazie. medico dirigente ASL, che esordisce come scrittore con Il ricamo mortale, un titolo che eh, mi ricorda molto i titoli della Carolina invernizio, no? di questi titoli ferali. È un giallo eh, ambientato a Napoli. Una trama che si consuma in ambienti ospedalieri tra cadaveri eccellenti e colletti bianchi corrotti. Dal ritrovamento del corpo di un certo notaio Contri prende a brivio questa storia complessa. Strutturata, che richiede 485 pagine di attenzione. Ah, a indagare sono il medico filantropo Orazio Niccoli, il giornalista Lorenzo Grimaldi con Geremia Tolino, detto Attico, che malgrado le grane personali che non mancano mai ai, a, alla pletora di, di investigatori napoletani, eh, come, tutti i, i, come tutti i buoni gialli e come tutti i buoni eroi, alla fine daranno comunque anima e corpo. Per sbrogliare questo pasticciaccio davvero brutto, dove entra in gioco Malavita, un certo mefistofelico duca burattinaio di giochi sporchi, vittime dell'avvelenamento ambientale e eh, dell'amianto killer. Eh, Michael Crichton e Robin Cook hanno dato loro origine, eh, con loro best bestseller, a un genere molto gettonato, che è detto il medical thriller, in cui possiamo annettere ovviamente il recamo mortale di Patrizio Fiore come si sa De Giale non bisogna dire molto questo aiuta molto il relatore e soprattutto non bisogna rivelare eh, l'assassino i colpevoli, eh, romanzo corposo quindi strutturato eh, che si avvale di un linguaggio peculiare, un po' come ci hanno abituati i serial televisivi i eh, Grey's Anatomy ehm, e si vede che chi l'ha scritto è un medico ma ehm, come è venuto in mente di scrivere? Questo, questo, questo giallo da medico? Ma è nato dall'incontro fra più passioni, la passione della mia professione, io sono un medico di sanità pubblica quindi sono continuamente a contatto con alcuni dei problemi di eh, salute eh, che assillano anche la nostra grande eh, città. Poi ho una certa esperienza mh, da, di giornalista, avendo scritto anche per il mattino sempre gli argomenti medico-scientifici e una passione poi in particolare per la scrittura. Ho shakerato tutte le mie eh, passioni ed è nato questo ricamo mortale. La scelta del genere eh, noir o giallo come lo vogliamo definire nasce anche dal fatto della constatazione che Napoli è una grande capitale, direi internazionale ormai del genere, ormai noi eh, contiamo delle eh, penne eh, in questo settore cominciando da Maurizio De Giovanni, di cui in questi giorni stiamo vedendo uh, in televisione il, uh, i suoi bastardi di Pizzo Falcone, a Diana Lama e a tanti altri. Che eh, fanno ormai di Napoli una, uh, una cabina di regia quasi del uh, giallo italiano almeno, e direi che abbiamo anche uh, superato abbondantemente le uh, frontiere. Io non, non, ho certamente, eh, mh, diciamo, non mi voglio cimentare con questi mostri sacri, però direi che uh, Napoli, in quanto tale, con la sua uh, bellezza. Con il suo sole, ma anche i suoi tantissimi eh, misteri, si presta moltissimo a, a storie che eh, possono eh, riguardarci, sia perché siamo napoletani e conosciamo tanti posti che vengono citati in uh, questo libro, sia perché alcuni degli argomenti, e faccio riferimento, ad esempio, all'esposizione all'amianto, alle adulterazioni alimentari, il lavoro nero. Uh, sono l'assistenza agli immigrati, io li chiamo i quattro cavalieri dell'Apocalisse nel caso del uh, mio libro, sono argomenti con i quali ci dobbiamo confrontare inevitabilmente. Ecco, sicuramente infatti uh, quello che viene fuori da questo testo è che uh, Napoli, raccontata in queste pagine, non ha soltanto uh, problemi quali siamo abituati. Tipo la criminalità organizzata, vengono fuori altri, altre questioni, come diceva anche lei, eh, la questione degli immigrati, eh, la questione legata al, al commercio di prodotti scaduti, non so, quindi diciamo vengono fuori anche altre problematiche che, ehm, a mio avviso, cercano anche di collegare ehm, il medico che ha la passione per il giornalismo in qualche modo, no? vengono fuori altre questioni. Sì, anche perché. Ripeto quello che ho già detto, uh, la uh, salute pubblica ha tantissimi aspetti. Uh, nei nostri ospedali noi abbiamo medici di grande eccellenza, spesso uh, sono costretti a lavorare in condizioni non ottime. E questo lo sappiamo purtroppo. E allora noi abbiamo ad esempio Orazio Niccoli che è uno dei protagonisti che lavora. Al, all'orito mare e ha un suo ambulatorio per extracomunitari ed è un ambulatorio affollatissimo e proprio in questo ambulatorio incontrerà questa giovane eh, svelanchese che ha questo, oh, questa, questa patologia rara. particolare che è il mesotelioma pleurico, che è una malattia proprio caratteristica di chi eh, è stato esposto per molti anni all'amianto. La ragazza ha 28 anni, quindi sembra un fatto paradossale e invece lui scoprirà, cercando di capire eh, attraverso la ragazza e confrontandosi con altre eh, professionalità, anche non nel campo eh, medico, il perché di questa anomalia. Eh, traspare in questo romanzo anche quindi una denuncia sociale, eh, anche dunque politica lo scenario che prospetta è infelice viziato da connivenze eh, il crimine in questo romanzo va in osmosi anche col potere eh, nel, ovviamente c'è la dicitura che qualsiasi eh, riferimento a fatti reali eh, è, è di pura fantasia però ci, ci, si pesca dalla realtà il suo, il suo romanzo ma io direi che il mio romanzo cerca per quanto oh, possibile di fotografare la realtà. Non esiste il nero, non esiste il bianco, esiste molto grigio nella nostra città come in tutte le metropoli e in questo grigio poi sta ad ognuno di noi sapersi comportare nel modo oh, migliore. Ad esempio il personaggio, io non ho difficoltà a, a dirlo che amo di più, non è un medico, quindi non è un mio collega, ma è un vecchio giornalista. Questo giornalista che si chiama Attico, Attico. si chiama in realtà Geremia Tolino e lui è un amante della sua città, di cui conosce tutto il uh, male possibile e nonostante questo ha una passione per la sua città che ne fa veramente forse il miglior testimonial. Ci sono diverse anime, diversi protagonisti, no? lo diceva anche Antonella nella presentazione, lei ehm, preferisce, eh, come ci ha detto, il giornalista, però c'è anche il medico in questo romanzo. Guardi, io la considero un'opera corale, perché ci sono molti eh, protagonisti, ci sono fondamentalmente tre storie. Anche su piani temporali inizialmente separate, che poi uh, si incontreranno e si intrecceranno uh, tra di loro. Ed è una, uh, nella, in questa coralità quello che esce fuori è la napoletanità. Cioè, accanto a questi personaggi principali, che sono quelli su cui si uh, snuda uh, l'intreccio, noi abbiamo degli altri personaggi. Che sono forse dei cammei, ma che danno l'idea di una napoletanità viva, vivace e fondamentalmente ottimista. Abbiamo, il, uh, per esempio, il paziente ricoverato in attesa di un trapianto epatico che però trasuda un amore per i suoi nipoti e quindi un amore per la vita. Abbiamo un barista che eh, si può considerare quasi un filosofo, un tassista, che è diciamo, eh, lo specchio, la, il fotografo della eh, realtà. Ma la scelta del, del Loreto Mare è stata casuale come, come ospedale, ci sono tanti ospedali in città, perché proprio questo? Perché il Loreto Mare è un ospedale di frontiera, è è oggi un grande ospedale di frontiera. È veramente un ospedale su cui grava una grandissima quota parte dell'assistenza, specialmente nell'area est. E quindi è molto verosimile che eh, i extracomunitari possano rivolgersi proprio a questo ospedale. Le ha fatto il nome di due grandi amici del salotto di Giulia, che sono certo, Maurizio, De, Maurizio Giovanni De Giovanni e, e Diana, Diana Lama, Lama, grandissimi amici. Eh, ogni scrittore ha dei punti di riferimento letterari, quali sono i suoi? I nostri amici? Ma guardi, è difficile eh, dire. Sicuramente, nel caso specifico, un uh, punto di riferimento è Camilleri. Quindi eh, però eh, la, non è stata casuale la scelta di far girare tutta la storia attorno ad un giornalista e non a un commissario. Um, siamo oberati e siamo diciamo, pieni di commissari di fronte ai quali ci togliamo tanto di cappello. Allora, Pur eh, volendo mantenere eh, una ambientazione nella quale il lettore, se napoletano, si possa riconoscere facilmente, se non napoletano, possa facilmente entrare in empatia con la città, allora ho voluto cambiare un attimo le coordinate. Quindi il giornalista in questo momento pur uh, non essendo lui il titolare dell'inchiesta che è in corso, il titolare dell'inchiesta è invece in questura, ma è quello che aiuterà a dipanare una vicenda che di momento in momento invece di uh, prendere luce sembra diventare più complessa. Se mi consente Antonella, uh, l'ultima domanda sul titolo, il ricavo mortale, uh, riecheggia forse qualcosa uh, della branca della medicina? No, devo no. essere sincero, a parte il fatto che mi fa piacere dire che... Uh, chi ha interpretato molto bene questo titolo è Gennaro Regina che eh, ha curato la copertina. Passione. Che, eh, sì, questa uh, sua passione che lui ha adattato nel, uh, per il libro e quindi questi... Um, questa lava che esce dal Vesuvio sembra un albero bronchiale, quindi un po' si rifà alla, alla patologia della uh, Sri Lankese. Ma il ricamo mortale nasce da uh, due aspetti che eh, diciamo, um, si incontrano. Da un lato, la giovane Sri Lankese è una ricamatrice e quindi, proprio l'essere una ricamatrice, la espone, anzi, la esporrà a questo grossissimo rischio mortale. Dall'altro lato c'è questo personaggio inizialmente vago ma che poi prende man mano sempre più uh, piede e sempre più corpo che è il duca, il cosiddetto cattivo, il quale ordisce la sua trama proprio come fosse un uh, ricamo o meglio ancora una ragnatela in cui coloro che incappano rischiano di morire. Insomma, noi vi consigliamo la lettura del ricavo mortale di Patrizio Fiore, tra l'altro edito da Pironti. Grazie per averci eh, fatto assaggiare qualche, qualche passo eh, di questo testo. Tra l'altro, in chiusura, come abbiamo visto anche in apertura, ascolteremo qualche brano letto dall'avvocato eh, Fabio Orefice, che ringraziamo per eh, il contributo. Antonella, noi chiudiamo qui. Siamo qui, io vi ringrazio di averci ascoltato di, eh, vi consiglio questo libro per chi ama il giallo e, e vi do appuntamento alla prossima sì, vi diamo appuntamento alla prossima ringraziamo eh, Patrizio Fiore Ringrazio per essere voi. stato qui con noi e vi ricordo che come sempre questa puntata potete anche rivederla al nostro portale giulinews.it Lorenzo guardò l'orologio erano le 15 aveva tutto il tempo per arrivare puntuale a prendere Davide c'era addirittura il tempo per un caffè Decise di andare da Peppino, il suo barista aperto anche la domenica, proprio per quei malcapitati del turno festivo del mattino. In pochi minuti con la moto raggiunse via Chiatamone. Poggiò il mezzo proprio accanto all'ingresso del bar ed entrando fu accolto dal sorriso a denti larghi di Peppino, che lo apostrofò dicendo «Dottor, e che ci fate qui a quest'ora? Oggi pigliate servizio presto? No Peppì. Oggi sono di corta, ma non potevo rinunciare al tuo caffè. Eh, dottor, voi mi lusingate. Il mio caffè è come quello di tutti. Però è vero, qualcosa di diverso ce l'ha. Ah, allora c'è un segreto, e quale? No, dottore, nessun segreto. La differenza è solo nel modo in cui lo faccio. Vedete, c'è modo e modo di fare il caffè. La miscela e l'acqua da sole non bastano. Bisogna anche condirlo, il caffè. E perché? Tu fai il caffè condito? Eh certo, esclamò il barista. Vedete, quando uno entra qui da me, io lo studio. Sembra che sia distratto, ma non è vero. Se entra perché da solo in compagnia di qualcuno deve pensare o scambiare qualche chiacchiera e magari si tratta di qualcosa di importante, allora Peppino deve fare più che bene il suo dovere, deve condire il suo caffè di positività, perché solo pensando appositivamente, come diciamo noi napoletani, le cose possono riuscire bene e forse possiamo fare qualche miglioramento. Quando entra uno che te ne a capa solo per spartere il ricchi, cioè uno da cui non puoi aspettarti nulla di buono, allora il caffè va condito di amaro perché se ne deve andare al più presto, è meglio se non torna più perché mi inquina solo il locale. Io ci credo ciecamente nella forza del pensiero e per questo, vedete, e indicò la macchina del caffè, questa non la lascerò mai, perché per me è come la lampada di quello arabo, come si chiamava? Ah sì, alladino, può aiutare a far avverare i desideri. Mentre finiva la frase, il barista poggiò sul bancone, nel piattino di a Lorenzo, la tazzina di caffè fumante. Peppi. E questo come l'hai condito? Dottor, e me lo domandate, questo è condito più che appositivamente. I giornalisti hanno una missione e io ho un grande rispetto. In più, proprio per voi c'è tanta simpatia. Voi dovete correre ancora tanto. La gente della mia età forse può camminare. Quelli come voi devono correre e tanto. E io ti ringrazio, Peppi. Ho fatto proprio bene a venire qui oggi. È proprio vero. Dopo questo caffè mi sento più appositivo, come dici tu tu, il vecchio Peppino sta qui da più di trent'anni e spero di starci ancora parecchio. Io e questa, e si voltò verso la macchina del caffè, abbiamo ancora tanto da fare. E allora buon lavoro, concluse Lorenzo, lasciando sul bancone le monete per pagare il caffè.